Non si sa dove si va, ma si va. Intanto siamo arrivati in fondo a questo spettacolo che sta avendo un grosso successo qui al Teatro Puccini di Firenze. Carlo Monni è qui con me, qui con voi, al termine di questo spettacolo che ha racchiuso in sé quella che è un po' l'isteria, le speranze, la comicità e la drammaticità di tutto questo periodo di tempo. Appunto, parte da questa vicenda tragica, però l'ironia proprio del linguaggio, l'eleganza, no? Addirittura diventa divertente la narrazione di questa vicenda, anche se dietro proprio c'è la tragedia. E questo è lo scrittore e l'autore, questo è Bianciardi. Noi, nel trasmettere questa cosa, io mi piace molto, mi trovo molta aderenza con questa bellezza di linguaggio. Si vede che insomma si trovi, si trova del tutto nel personaggio. In sintonia proprio con il signore che ha scritto quest'opera, Bianciardi, perché la frase della televisione diceva spenta, è un profeta Bianciardi, l'ha detto nel 60 quando c'era un solo canale e quindi nessuno, se non avesse proprio patteresse la genia dei profeti, poteva subodorare questo sfacelo dove è arrivata ora la televisione, questa degenerazione proprio, no? Di tutte le bellezze, di tutte le civiltà, di tutte, no? Per come la vedo io. La televisione e Carlo Monni, quindi due cose completamente diverse, giusto? Sì, abbiamo la televisione e il colmo. Ora qui si fa questi discorsi sulla televisione e c'è questa macchina di merda e ci ripete. Allora, e come andrà il casino di Rumi Galba la Fia? È uguale. Sarebbe la stessa cosa, preciso, pari pari, però siamo qui davanti, intanto si chiacchiera, ma ci si prova, se ci si incensura non si sa dopo. No, intanto si prova a fare. Come paragone torna tutto, no, ci mancherebbe altro. Torna tutto, non fa una grinza. Però siamo qui a dirlo. Siamo qui a dirlo, lo so, d'altra parte questa è una televisione di provincia, vero? Noi siamo piccolini, si fa pochi danni. Parlate d'agricoltura alla televisione, no? Ogni tanto, quando ci scappa. Mi piacerebbe fare un programma sull'agricoltura, sui maiali, sì. Per rimanere in tema. No. Visto che la televisione, insomma, come recita anche. Potrebbe servire a qualcosa nel suo sfacelo totale, no? Potrebbe parlare, potrebbe educare a buon cibo, o no, ogni tanto lo dicano, eh? Si possano dire parolacce. Ecco qua. Allora, ci ha raggiunto, io mi alzo. Capito? Lui me. Esplodere questo linguaggio un pochino troppo. Quando lui sta per dire quelle cose come. Parolacce. Ok, ci siamo. Lui me, infatti, ha sconsigliato di leggere anche questa famosa traduzione che però non ce l'hai fatta. Sì, bravo. No. Se non ci censurano, quella non ci censura neanche l'intervista. Ah, sì. Allora, parla un attimo seriamente, tento, perché non credo di riuscirci con Andrea Kemmerle, che è qui con noi. Ma vuoi il mio posto? No, ci sono stato finora, guarda. Vorrei il tuo posto, nel senso vero. Vorrei essere una donna o te. Come mai questa idea? No, non perché mi garberebbe essere una donna. No, ma perché chi lo sa? Per imbroccare signori di una certa età come lui. Sistemarsi, non avere problemi. Lo spettacolo. Chi ha fatto? Verrebbe puntuale agli appuntamenti. Spettacolo, a volte viene meglio, tipo ieri sera, a volte viene peggio, tipo stasera. Però va bene, è uno spettacolo, una storia molto bella di. Una storia bella. I prologhi che sono divertentissimi, questo personaggio che fa lui, di questo bulgaro, appunto, che si potrebbe durare all'infinito, però come lo spettacolo è di narrare questa vicenda tragica. È come un po' addolcire questa cosa, infatti c'è una mezz'ora di intrattenimento di alto lignaggio, come direbbe Bianciardi, improvvisato, e poi però si parla di questa cosa. No. Chi ha deciso di far proprio questo testo? È stata un'idea comune? Questa idea principia qualche anno fa con un altro regista, che c'era tutta un'altra operazione, c'erano musicisti, quattro attori. Questa è stata ripresa un po' per gioco, per le sue serate d'utopia, e poi siccome si vedeva che in due veniva una cosa che poteva avere senso, che ci garbava farla, e la produzione Kemmerle si è impegnata fino ad arrivare a questo meraviglioso teatro. E ricordiamo che ha menzionato Carli l'utopia, perché l'utopia del buon gusto è stato una grossa, un grosso lavoro che non è di tanto tempo fa, di pochi mesi fa, che ha visto tanto successo anche. Sì, è un'idea che ha visto Carlo, la Maria Cazzi, tanti altri giornalisti, artisti, scrittori, intellettuali di sinistra, di destra un po' meno,
che vengano a fare questi spettacoli è un'idea bella, che porta cena e teatro abbinato in cortili, aie, cantine, osterie. E comunque, a parte questa cosa, diciamo, più così, che piace al pubblico del buon cibo e del buon vino unito al teatro, è anche un'occasione per noi, ad esempio per me e per Carlo, di conoscersi e di fare delle cose che ci piace fare. Ma quella è una grande iniziativa, bellissima questa cosa. Noi siamo una scusa, io e lui siamo una scusa per portare in giro magari parole belle come queste di Bianciardi, come le canzoni di Ciampi e così, che non è che vanno proprio, sono diciamo nella hit parade del mercato quotidiano, e invece attraverso una serie di trappole, di escamotage, di trucchi, si riesce ancora a fare questo mestiere, a raccontare delle storie poetiche e andare avanti così, va bene, no? La domanda più scontata, e mi vergogno per questo, progetti futuri? Siamo a tour internazionale, faremo questo spettacolo a Parigi, Londra, New York, e lo faremo tutto in Toscano Stretto, perché noi si fa teatro di ricerca. Cercare di farti capire. Capito? E se non ci capiscono faccio per loro, vero? Allora, per gli amici di A Bocca Aperta, in conclusione, a mio rischio e pericolo, e ne risponderò personalmente, vi lascio il microfono e vi... per farmi una chiusura, no, ci serve a vostro gusto, ora non esageriamo che ci hanno dato queste basta, ci basta, cioè, ci deve bastare, non ci deve bastare, per piacere, almeno questo. Io vi lascio il microfono, prima lui, Andrea Kemmer. Quanto strano questo microfono. Non lo so, io no, lascio a lui, perché avendo Carlo non si vede, ma ha 89 anni. Una ragazza finì una poesia. La finne una, Come sapete? Poesie? Sì, ma... voglio dire un sonetto di Shakespeare, siccome mi sembra una ragazza un po' vispa, un po' birichina, un po' ci sarebbe da pigliarla per il verso, mettiamo... questa è una grande poesia, un grande sonetto... che è vittima dell'amore e è costretta a perdonare tutto, senti bene, senza fare tante discussioni. Mi capisco perché mi sono ispirato, guarda. Non essere preso da pena per quello che hai fatto. Hanno spine le rose e fango d'argente a sorgente. Le nuvole e le eclissi intorbidano luna e sole. Il cancro ripugnante vive nel bocciolo più tenero. È umano commettere errori. Ne commetto uno io stesso quando mi provo a discolparti facendo paragoni, corrompendo me stesso per porgere un guento al tuo male. Poiché una scusa vado trovando ai tuoi falli sensuali, diventa tuo avvocato chi dovrebbe invece accusarti. Intento in piena regola una causa contro di me. Tale guerra civile tra amore e rabbia infuria in me che io non posso che essere complice necessario di quel dolce ladrone che acerbamente mi ripeta. Qui vi si restituisce i microfoni. Cari spettatori del Mugello, recitate Shakespeare a maiali, venga a meglio, vai! Grazie, ringraziamo Carlo Monni e Andrea Kemmerle, a tutti voi una buona notte e grazie per essere stati con noi da Bocca Aperta.